Una buona giornata, buon lunedì. Eccoci in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questo lunedì 9 gennaio in cui molti sono rientrati a scuola naturalmente, al lavoro, si sono concluse le due settimane legate alle festività tra la fine del 2022 naturalmente e l'inizio di questo 2023. È stato un fine settimana questo, l'ultimo chiamiamolo così delle feste, in cui purtroppo si è nuovamente pagato un tributo di sangue sulle strade. Allora, per iniziare partiamo dalla cronaca, ma subito dopo avervi dato il sondaggio di questa giornata, di questa primo sondaggio di questa settimana, vi chiediamo per poi discuterne questa sera come sempre a Ring, tamponi rapidi e intercettazioni, chi ha ragione? Naturalmente questo sondaggio che vi chiede di dirci secondo voi tra Zaia e Crisanti, tra il presidente del Veneto e lo scienziato Crisanti, chi ha ragione su tamponi rapidi e intercettazioni? Vedete in sovrimpressioni come sempre i numeri da digitare, sondaggio che si rifà al dibattito scaturito dalle ultime scoperte sulla inchiesta sui tamponi rapidi rivelate dalla trasmissione Report la scorsa settimana e poi riprese naturalmente da stampa, giornali e televisioni, caso che fa discutere e che ha messo anche in imbarazzo il presidente del Veneto per le intercettazioni che ne sono uscite, Zaia che ha replicato, Crisanti che è tornato sul caso. Insomma, diteci cosa ne pensate, a chi date ragione in questa diatriba che sicuramente avrà ulteriori puntate, ulteriori tappe. Ora, come detto, andiamo alla cronaca perché sono collegati in diretta con noi da San Donà di Piave i colleghi Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto, perché ieri alle 20 altri due giovanissimi, due ventenni, hanno perso la vita allo scontro drammatico contro un guardrail a San Donà di Piave, in cinque in macchina, una serata tra amici che si è conclusa davvero nel peggiore dei modi, con questi due giovani, Maria Chiara Guida di 20 anni e Alessandro Polato di appena 23, che non ce l'hanno fatta. I tre amici sono in ospedale feriti, il tutto lungo via Piave Superiori a San Donà di Piave, stradina che costeggia l'Argine. A te Cristian, buongiorno, vediamo che sei collegato anche con un ospite. Sì, buongiorno Lina, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo qui in via Lungargine con Nicoletta Rizzetto per documentare questa ennesima tragedia sulle strade, protagonisti ancora una volta dei giovanissimi. L'età le hai già date, Maria Chiara Guida aveva 20 anni, Alessandro Polato 23, la loro vita è finita qui contro questo guardrail che di fatto serve per proteggere le abitazioni che si trovano appunto sotto la strada principale, una strada come vedi stretta ma molto, molto nota anche per il traffico vacanziero diretto verso Jesolo. Siamo proprio sulla circonvallazione di fatto di San Donà di Piave. Chiedo anche a Nicoletta Rizzetto di mostrare il ponte della Vittoria, ecco, è un ponte che in tanti conoscono, quindi siamo proprio a ridosso del centro di San Donà di Piave. Ieri sera alle 20 la traiettoria della Seat Ibiza azzurra condotta da un giovanissimo è come impazzita all'altezza probabilmente di quella semicurva. Poi appunto la macchina ingovernabile è andata a sbattere questo contro il guardrail. Con ogni probabilità l'auto si è anche girata su se stessa, perché di fatto non so se sono arrivate le immagini della macchina Lina, però lo vedrete sicuramente questa sera. La parte anteriore della Seat Ibiza praticamente è intatta, mentre nella parte posteriore si è conficcato di fatto il guardrail, che è andato ovviamente a trafiggere i due giovani che si trovavano sul retro. Per loro non c'è stato nulla da fare, per un terzo ragazzo che si trovava sui sedili posteriori invece l'esito fortunatamente è stato
diverso, così come per il conducente e il passeggero che si trovava per l'appunto nella parte davanti. Quindi un incidente che non ha coinvolto altri mezzi, ma che ha avuto un epilogo, insomma, che ricorda da vicino quello che è avvenuto la vigilia di Natale a Mestre. Anche lì erano morti due giovanissimi, due ragazzi di 25 anni. Qui con me, forse l'avete già riconosciuta, c'è Romina Ceccato, presidente di Alba Sicurezza, un'associazione per la sicurezza stradale, la conoscete appunto tutti, è la mamma di Riccardo Laugeni, uno dei quattro ragazzi morti sulla Jesolana nel luglio del 2019. Ma c'è un particolare che mi ha raccontato poco fa Romina. Il fratello di Maria Chiara era uno dei migliori amici di Riccardo Laugeni e mi sa che tra l'altro è stato in studio anche da noi. Sì, perché lui è un consigliere dell'associazione Alba e quindi aveva già, poverino, vissuto un trauma prima di Riccardo con un amico, un trauma con Riccardo e adesso due traumi, perché il trauma più forte è quello della sorella e anche l'altro ragazzo era un suo amico. Ed è stato un grande colpo ed è ora, io chiedo per favore, che è ora di finire di vedere queste famiglie piangere e sentire noi mamme, sentire noi familiari dire siamo morti, perché quando non hai più tuo figlio che ti viene strappato in questa maniera sei morto. Vogliamo fare qualcosa. Andavano veloci, le strade erano bagnate, la strada non era messa a posto. Ve lo chiedo veramente con tutto il cuore. Basta, basta sofferenza, basta giovani, se ne stanno andando. Abbiamo iniziato le festività natalizie del 24 con una strage e le chiudiamo con un'altra brutta strage, malgrado durante tutto questo percorso ce ne siano state ancora. Assolutamente, una strage senza fine. Tra l'altro, ecco, Lina, la dinamica chiaramente è al vaglio dei carabinieri di San Donà, che hanno già trasmesso i primi atti alla Procura della Repubblica. Va da sé che sono stati fatti tutti gli accertamenti di rito, quindi è stato somministrato anche l'alcol test. Al momento non si conosce l'esito, quindi tutte le ipotesi sono sul tavolo in questo momento, come spesso succede in questi casi. Spesso le cause sono anche tante, come vedi. Tra l'altro questa è una strada per l'appunto, possiamo definirla pericolosa. Poi si dice sempre anche questo, le strade pericolose, ma sappiamo che le cause sono sempre tante, Romina. Certamente in questa strada, come tante persone, ci sono stati tanti gravi incidenti. Io, come ti dico sempre, non è che sono nata per l'associazione, non è nata per dire le dinamiche, ma per cercare di capire, di comprendere il problema di questi incidenti. Sono le strade, sono i ragazzi che magari non sono consapevoli di che cosa hanno in mano, sono ubriachi. Allora, tutti insieme arriviamo a far capire a queste persone, a questi ragazzi, che hanno una vita importante e in mano hanno una pistola, io te la dico sempre, che non la sanno usare. Allora la vogliamo insegnarla a questi nostri giovani, perché li stiamo perdendo. Non è possibile che da ieri a oggi sono già 12 ragazzi morti, dai 16 ai 29 anni. Li ha già sentito i genitori di Maria Chiara, li sentirà tra l'altro il papà, anche carabiniere, collega di suo marito. Sì, il papà di Maria Chiara è un collega di mio marito, sono stata da loro perché logicamente il rapporto è un po' diverso e anche Federico e tutti quanti loro sono stati molto vicini quando è successo, ma perché abbiamo anche avuto un rapporto appunto di amicizia. Ed è straziante vedere che non hai le lacrime che ti escono perché sei arrabbiata, perché speri di poter vedere solo tua figlia. Vuoi vedere solo tua figlia. Allora, cara istituzione, ve lo ripeto di nuovo, guardiamo, andiamo in giro, parliamo, mettiamoci a tavolo, facciamo qualcosa per questi nostri giovani. Allora, l'allarme, Lina, e poi ti restituisco la linea, è partita.
partito da queste case, poi cercheremo di sentire qualcuno. Chiaramente il botto ieri sera è stato avvertito in tutti i paraggi, anche nella zona qui sotto. La strada è stata chiusa al traffico e ovviamente per alcune ore si è operato senza sosta. I vigili del fuoco, il soccorso stradale, i carabinieri, tutti insomma si sono riversati su questa strada, ma per l'appunto per Maria Chiara Guida, 20 anni, e Alessandro Polato, 23, non c'è stato nulla da fare. E se non hai domande, Lina, ti restituisco la linea da San Donà di Piave con Nicoletta Rizzetto. Grazie Cristian, grazie Nicoletta, grazie alla tua ospite efficace come sempre. Naturalmente Cristian, se avrai ulteriori aggiornamenti su questo caso siamo pronti a restituirti la linea. Tra l'altro quello che lascia anche pensare di questo incidente è l'orario, le 20, quindi non tarda sera, non notte inoltrata, ad avere un orario inconsueto, ma purtroppo con un esito tragico come abbiamo appena sentito. C'è stato un altro incidente nella serata di ieri, ci spostiamo però a Montecchio Maggiore e anche qui l'auto è finita contro la cuspide del guardrail che delimita lo svincolo d'uscita dalla tangenziale che porta verso il centro cittadino. Andiamo a vedere. Montecchio Maggiore. È ancora ricoverato all'ospedale il conducente di una Volkswagen Golf che si è schiantata contro il guardrail lungo la tangenziale 246. L'incidente è accaduto nella serata di domenica sotto la pioggia battente, nei pressi dell'uscita per il centro cittadino. L'auto verso le 21, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti per i rilievi e deviare il traffico, è finita contro la cuspide della barriera che delimita la corsia di uscita dalla tangenziale. Oltre ai sanitari del SUEM che hanno soccorso e stabilizzato l'autista, trasportandolo infine all'ospedale con un codice di media gravità, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Arzignano che dopo circa un'ora e mezza hanno messo in sicurezza l'area interessata dall'incidente. Torniamo a San Donà da Cristian Arboit che ha un testimone diretto di quello che è accaduto nella serata di ieri. Cristian, a te. Lina, qui con me c'è il signor Longato. Buongiorno signor Longato, lei abita qui e lei ieri sera che cosa ha visto? Io ho visto soltanto i vigili che sono arrivati, ma non ho sentito il botto e poi non ho visto altro, insomma. Quindi lei è uscito di casa? Di casa sono uscito e era già tutto, ci stavano già soccorrendoli e qui... Che scena si è trovato davanti senza entrare? Una brutta scena perché aveva infilzati su quel corro là, mamma mia, una cosa, non saprei proprio spiegarmi, ecco, è una cosa che ancora qua, non ho mai dormito tutta la notte. Cioè, lei conosceva per caso questi ragazzi? No, guarda, è la prima volta, a meno che non... Se li vedo in faccia può darsi anche che li conosca, ma non... Senta, signor Longato, lei vive qua da quanto? 50 anni. E com'è la situazione qua sopra, su questa strada? Le ho detto, corrono un po' troppo veloci in questa zona qua. Partendo dal cavalcavia sotto il ponte, qua arrivano a 70, 80. Il limite è 70, ma arrivano anche più veloci, tanto più veloci. È successo altre volte? Sì, è successo anche l'anno scorso un frontale qua, venendo fuori da quella curva che si deve prendere a 50 all'ora, non di più. Arrivano a 80 e vanno fuori perché le porta fuori proprio. Succede, insomma. Altre volte è successo anche a un mio fratello che è andato fuori quando non c'erano i guardrail qua. Sono volati giù dall'altra parte. Qua in giardino ci sono arrivate tante volte, 3-4 volte le macchine, sono andate a finire laggiù. Può succedere. Ecco, questi guardrail, come dicevamo prima, servono proprio per proteggere chi abita. Servono per proteggere e vanno fatti bene, soltanto che bisogna moderare un po' di più la velocità, secondo me, dopo ognuno fa quello che vuole, secondo me. Signor Longato, grazie per la testimonianza, grazie davvero. Ecco Lina, ci sembrava una testimonianza importante anche questa, che dimostra insomma com'è la convivenza con
con questa strada. Ti restituisco la linea sempre con Nicoletta Rizzetto. Grazie, grazie Cristian, assolutamente. Una testimonianza importante e che manifesta anche il sentimento di quelle che sono le persone che poi intervengono per prime in questi contesti davvero drammatici. Allora, di incidenti stradali, di pericolosità delle strade ha parlato anche il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Vi proponiamo un brevissimo estratto, era a Lodi e ha parlato di questo tema sottolineando che su questo tanto fa naturalmente il comportamento dei conducenti dei veicoli, ma anche è importante lavorare sulla sicurezza delle infrastrutture, come diceva Romina Ceccato poco fa, sentiamolo. Sono usciti i dati ieri della stradale sugli incidenti, ecco, ci sono ancora alcune migliaia di morti di troppo sulle strade, sulle autostrade, soprattutto sulle extraurbane italiane. Qua stiamo riguardando anche il codice della strada che data 1992 e quindi è fondamentale avere infrastrutture moderne, efficienti, poi però ovviamente l'errore umano, la sensibilità umana, la distrazione umana non sono ovviamente contemplate in quello che fanno le imprese, ma a quello dedicheremo tutta l'attenzione del caso. Quindi in bocca al lupo, buon anno, buona fortuna. La distrazione, ma non solo, anche comportamenti sconsiderati. Ieri mattina in tangenziale, siamo a Treviso, un'auto, la vedete nella foto che stiamo per proporvi in questo scatto che ha pubblicato il Gazzettino, un'auto, la vettura bianca, la vedete, in contromano nel tratto tra Paese e Silea, siamo all'altezza circa della Noalese, alle 10 del mattino, per cui qui non si tratta, insomma, teoricamente di guida sotto l'effetto di qualcosa o sonno, o, insomma, è un comportamento, un errore che poteva costare carissimo. Ci sono stati diversi automobilisti che hanno chiamato le forze dell'ordine, la polizia locale in particolare, raccontando di aver rischiato un frontale che avrebbe senza dubbio avuto conseguenze drammatiche se non tragiche, viste le velocità consentite in una strada a percorrenza veloce come una tangenziale. Non è stato individuato il soggetto in questione, anche se senza dubbio la polizia locale sta lavorando con i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell'area. Quando le pattuglie sono arrivate sul posto, probabilmente aveva già imboccato uno svincolo per uscire, meno male, diciamo noi, visto che era il caso assolutamente di uscire il prima possibile dal momento che stava creando una situazione ad altissimo rischio. Così in tangenziale a Treviso ieri, e poi c'è anche l'indagine avviata dai carabinieri, sempre nella Marca, perché un 19enne è stato investito mentre si trovava in bicicletta. Chi lo ha investito è scappato, si è dato alla fuga e ora lo si sta naturalmente cercando. L'incidente è avvenuto nella notte intorno all'1.30 in via Ronchese tra sabato e domenica. A terra, ferito, è rimasto un giovane 19enne di origini kosovare, investito da un automobilista che poi è fuggito senza prestare soccorso. Sul posto sono arrivati gli operatori del SUEM 118 che hanno portato il ragazzo in ospedale a Treviso, dove è stato ricoverato con una prognosi di 40 giorni a seguito delle lesioni riportate. I carabinieri stanno ora indagando sull'incidente. Da una prima ricostruzione, il giovane si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un pirata della strada che non si è fermato ma ha continuato la sua corsa facendo perdere le proprie tracce. Sulla carreggiata alcuni frammenti dell'auto che potranno essere utili agli investigatori per risalire al responsabile. Saranno i carabinieri a far luce sull'ennesimo incidente stradale che poteva avere conseguenze ancora più gravi. Saranno visionate anche tutte le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare elementi che possano portare all'identità del guidatore dell'auto fuggita. Ecco, da San Donato arrivano anche le immagini, se la regia le può proporre, dell'auto, delle condizioni della SEAT che si è schiantata contro il guardrail di cui vi abbiamo parlato poco fa. Eccola qua, quindi avete visto, come ci raccontava prima il collega Cristian Arboit, le condizioni della parte posteriore della vettura su cui sedevano i ragazzi che hanno perso la vita. Vedete lo squarcio che ha creato sia sulla portiera quanto sul portellone posteriore, il guardrail in cui la vettura purtroppo si è
infilzata, davvero una scena terribile. Ora andiamo a Venezia invece dai colleghi della redazione, da Anna Maria Parisi, perché c'è un altro fatto di cronaca da raccontare, drammatico, di cui ci dà conto Anna Maria, che vedo subito collegata. Buongiorno. Sì, buongiorno Lina, una tragedia che ha riguardato Venezia, ma non soltanto, e che ha visto come scena, diciamo, di quanto accaduto, protagonista alla spiaggia di Trieste con la mezza maratona tenutasi ieri dal nome Bora. Questo il nome della mezza maratona dove purtroppo si è registrata una tragedia, dove è venuto a mancare un tesserato della Venice Marathon, corsa podistica appunto che si tiene nel veneziano, e si chiamava Manlio Millo, aveva 56 anni, si trovava nell'ultima parte della mezza maratona di 21 chilometri quando improvvisamente si è accasciato a terra lungo la spiaggia, per poi non riprendersi più nonostante i soccorsi, sono intervenuti le auto mediche, nonostante fosse difficoltoso anche intervenire perché il tratto di spiaggia dove è avvenuto il fatto non era facilmente raggiungibile dai mezzi, quindi anche dai mezzi di soccorso, quindi il soccorso alpino, insomma 12 persone tra medici e infermieri hanno tentato di rianimarlo, compresa la moglie Francesca, che era presente al fatto, era lì con lui, stava partecipando anche lei alla mezza maratona, e è intervenuto anche l'elicottero per portarlo nel vicino ospedale di Udine, visto che era difficoltoso intervenire con le auto mediche, ma non c'è stato nulla da fare. Purtroppo Manlio Millo, 56 anni, originario bellunese ma da tempo trapiantato in quel di Mestre, è morto dopo poche ore. A conoscere molto bene Manlio Millo, questo ex consulente farmaceutico, Piero Rosa Salva, dottor Piero Rosa Salva, che saluto e ringrazio, fondatore della Venice Marathon, nonché presidente del comitato organizzatore della Venice Marathon. Rosa Salva, lei ha preso la notizia quando? Ieri sera? Cos'è successo? Beh, innanzitutto permettetemi di esprimere il mio cordoglio alla famiglia, a Francesca e tutta la famiglia di Manlio, e da parte di tutti noi della Venice Marathon, ma credo di tutti noi, tutti gli sportivi. Quando scompare una persona di 56 anni all'improvviso così, è chiaro che l'elemento di partecipazione al dolore è la cosa principale. Io sono stato informato dal coordinatore del gruppo sportivo, perché la Venice Marathon appunto è nota ai più per la sua struttura organizzativa, per le manifestazioni che organizza, ma in realtà la Venice Marathon da molti, molti anni, oltre 20 anni, ha un'associazione, una parte sportiva attiva, una vera e propria società sportiva con lo stesso nome, che ha centinaia di atleti di vario livello, agonistico, amatoriale, che si occupano di corsa, di triathlon e quant'altro. Quindi Manlio era uno di questi, in realtà era uno di recente ingresso nel nostro gruppo, nella nostra famiglia, come la chiamiamo noi, perché prevale l'aspetto aggregativo a quello sportivo. E tra l'altro non era nemmeno un runner agonista, ma era più un camminatore. Con la moglie infatti non stava correndo ma stava camminando, quelle andature veloci che appunto si usano in questo caso, e ovviamente Manlio aveva fatto tutte le sue certificazioni mediche che sono depositate e che sono perfettamente valide, che scadevano annualmente ma che anche recentemente lui aveva provveduto a fare. Stava concludendo questa prova, ripeto, di camminata attiva e non di corsa, e poi appunto c'è stata questa tragedia, questo improvviso collasso. E devo dire anche che va sottolineata l'efficienza dei servizi di soccorso, sia degli organizzatori sia dei servizi medici della zona di Trieste, di Sistiana, e poi questa scelta di portarlo via con l'elicottero. È chiaro che siamo tutti rimasti scioccati. Io sono stato informato dal coordinatore del gruppo sportivo,
che non era presente, Matteo Pinton, che coordina appunto l'attività del gruppo, perché ogni fine settimana il nostro gruppo, ripeto, numerosissimo, si divide in piccoli gruppetti e vanno ognuno, ogni gruppo va nella gara che predilige in quel momento. Da quanto mi risulta, a Trieste erano una decina, 7-8 i nostri partecipanti, i nostri tesserati, e quindi ieri sera sul tardi ho avuto questa notizia e purtroppo non c'è stato molto da dire se non stringersi alla famiglia, e poi sentiremo magari gli accertamenti che saranno in corso eventualmente, e poi naturalmente organizzeremo un momento di ricordo adeguato per un amico che era da pochi anni con noi, che non era un agonista di punta, ma uno dei classici runner che appassionati che io trovo interpretano nella loro vita di lavoro impegnativo come faceva lui un momento di serenità assieme agli amici con una sana attività sportiva. Purtroppo nel suo caso questo ha coinciso con un momento fatale, ma da questo non possiamo trarre una connessione diretta, non sta a me certamente esprimere nessuna considerazione al riguardo. È successo ed siamo molto molto tristi. Certo, infatti un episodio del genere veramente desta molto clamore, soprattutto poi per la famiglia che si trova a dover fare i conti con questa gravissima perdita, a cui ci uniamo anche noi formalmente in questo abbraccio cui lei ha accennato, Rosa Salva. Per concludere, Lina, Manlio Millo comunque era una persona che faceva tutti gli accertamenti del caso e si allenava con una cadenza bisettimanale al Parco San Giuliano a Mestre, il martedì e il giovedì abbiamo saputo, quindi comunque si teneva monitorato anche dal punto di vista salutistico. Sì, poi appunto lo faceva assieme alla moglie, che era veramente assieme a lui la principale, la più diretta compagna di attività sportiva, oltre che ai nostri tecnici, ai nostri dirigenti e ripeto anche alla nostra staff sanitario che provvede a fare tutti i controlli come è previsto dalle norme sportive e non sportive. Quindi era veramente, penso in questo caso, particolarmente imprevedibile. Era un uomo robusto, un uomo molto, molto gioviale, piacevolissimo. Io l'ho incontrato poche volte, confesso, ma era una persona straordinariamente affabile. E credo proprio che la sua attività fosse estremamente attenta e gestita bene. Ripeto, poi la svolgeva a strettissimo contatto con la moglie Francesca e quindi francamente penso che da parte sua non ci sia stata nessuna imprudenza, nemmeno l'andatura era particolarmente, ripeto, stavano camminando, insomma, sì, quindi detto, esatto, quindi però immagino che ci saranno degli accertamenti, io mi fermo certo. Qui e è il momento del cordoglio. Un cordoglio che, Lina, ricordiamo, getta nel più profondo sconforto anche un'altra provincia, lo ribadiamo, quella di Belluno, dove lui era originario, considerato anche che il papà era molto conosciuto, un professore, era molto conosciuto anche per la sua attività come dirigente scolastico di un importante polo scolastico. Se non hai domande da studio, restituisco la linea e ringrazio Piero Rosa Salva. No, grazie a voi. Grazie Anna Maria, grazie mille per questo approfondimento, grazie al tuo ospite, naturalmente come dicevi un caso che interessa due province oltre il territorio in cui è avvenuto e che come sottolineavi desta impressione e dolore vista la giovane età di questo sportivo. Grazie Anna Maria. Torniamo in studio, noi ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, tra pochissimo di nuovo in diretta con altra cronaca e altri temi. Di nuovo in studio, eccoci, prima edizione di Antenna 3 in questo lunedì 9 gennaio. Torniamo alla cronaca con un 42enne sotto inchiesta a Treviso per violenza sessuale su una quindicenne. La ragazzina è la figlia della coinquilina dell'uomo e ha permesso di far scattare l'indagine grazie al suo cellulare. Vediamo. Ancora qualche istante.
incastrato dalle registrazioni di una conversazione nella quale faceva esplicite avance sessuali a una quindicenne. È stata la stessa ragazzina di nascosto con il telefono a fornire la prova dell'ennesimo assalto dell'uomo, un 42enne operaio che viveva nello stesso appartamento dove abita la madre. I fatti sono avvenuti nell'estate scorsa. La quindicenne, figlia di genitori separati, è in affido condiviso tra i due. Sta dal padre, ma nei fine settimana è spesso dalla madre, ospite di un'amica a Treviso. In quell'abitazione arriva a un certo punto ad alloggiare anche un operaio romeno con un passato di maltrattamenti in famiglia. Ed è proprio lui, in pochi giorni, a tentare con la ragazzina molesti e abusi tra baci, abbracci, palpeggiamenti, mai sfociati fortunatamente in rapporti completi grazie ai ripetuti rifiuti della quindicenne, che, esasperata, una sera registra di nascosto la richiesta pressante dell'uomo che è entrato in camera sua, voleva un rapporto sessuale. Poi il racconto del suo incubo alla madre e la conseguente denuncia in procura, con quella registrazione ben chiara come testimonianza delle intenzioni dell'operaio. Ora l'uomo è sotto inchiesta per violenza sessuale su minore. Ancora la cronaca di queste ultime ore, andiamo a Monte Grotto dove un altro grande albero è crollato all'improvviso sulle auto in sosta. Per fortuna questa volta non si è registrato nessun ferito, vi ricorderete il precedente episodio ancora più drammatico. Un alto pino domestico è caduto al suolo in viale della stazione, in pieno centro a Monte Grotto. Il crollo è avvenuto verso 1:30 della notte e forse anche grazie a questo orario nessuno si è ferito. L'albero, finito disteso sulla sede stradale, ha schiacciato due auto parcheggiate lungo la via e danneggiato un tubo di sfiato del gas. I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento aponense, hanno subito rilevato l'assenza di persone dentro le vetture, quindi hanno rimosso l'albero che occupava totalmente la strada. Eventi simili erano accaduti a Padova nelle scorse settimane, con conseguenze molto più gravi. 4 persone ferite in via Cernaia il 16 dicembre e una in via Ariosto pochi giorni fa, sempre a causa di alberi caduti per il maltempo. Un altro flash di cronaca con il principio di incendio invece che si è verificato nel pomeriggio di ieri a Vazzola in via Cesare Battisti in un centro estetico, leggermente intossicata la proprietaria, a segnalare il fumo alla sala operativa del 115 dei vicini di casa che hanno visto fuoriuscire il fumo appunto dal locale al piano terra di un piccolo stabile subito evacuato. I pompieri arrivati da Conegliano con 2 automezzi hanno spento l'incendio che ha riguardato degli utilizzatori elettrici, danni principalmente da fumo, come detto, che ha completamente saturato gli ambienti dello studio. La titolare era già presente, avendo appunto respirato questo fumo è rimasta leggermente intossicata. Le operazioni di messa in sicurezza del centro estetico sono terminate nel tardo pomeriggio. Ora lasciamo per qualche istante la cronaca e saluto e ringrazio come sempre per la sua disponibilità la dottoressa Carmela Palumbo, buongiorno. Buongiorno a voi. Dirigente, ormai lo sapete perché è nostra graditissima ospite in queste dirette per fare il punto sul mondo della scuola veneta, è dirigente dell'ufficio scolastico regionale. Buongiorno dottoressa e ben ritrovata in questa giornata in cui si riparte perché si torna a scuola, chiamiamolo insomma il primo lunedì dell'anno operativo per molti, no? Sia al lavoro che nelle aule scolastiche, e si torna a scuola, dottoressa, anche con delle novità. Facciamo un po' il punto su questo rientro. Abbiamo visto nella stampa nei giorni scorsi anche qualche appunto sulla presenza degli insegnanti, qualche cattedra vuota. Come si torna a scuola in questo inizio di 2023 in Veneto? Ma allora intanto è stata un lungo ponte, una lunga pausa, perché diciamo dopo il 6 di gennaio si sono aggiunti questi altri 2 giorni di vacanza, diciamo, che hanno permesso a molti di riposarsi, di probabilmente andare in montagna, eccetera. Dal punto di vista della presenza degli insegnanti, diciamo che non abbiamo nessuna particolare situazione di emergenza, nel senso che le cattedre sono state ampiamente coperte ad inizio anno scolastico. Abbiamo gestito fino a novembre la coda di un concorso straordinario bis che ha portato per alcune però specifiche situazioni a delle nomine in ruolo con un turnover, ma limitato, ripeto, a poche classi di concorso ed alcuni laboratori della scuola superiore.
Ecco, per cui, dottoressa, poi c'era stato il momento in cui purtroppo c'erano stati una diffusione nelle scuole, come era prevedibile, di influenza, di assenze per malattia, insomma quello sia tra gli studenti che tra gli insegnanti, ma pare superato anche questo, insomma quantomeno di solito le vacanze di Natale danno una tregua anche dal punto di vista della diffusione dei virus. Sì, ecco, c'è da augurarsi ovviamente che soprattutto per quanto riguarda il Covid non ci sia una situazione magari di ripresa, perché l'influenza sappiamo ha questo carattere della stagionalità e della temporaneità, diciamo così, no? E mentre il Covid purtroppo è una brutta bestia che abbiamo imparato a conoscere nell'arco di questi anni, quindi ecco, dobbiamo augurarci che non ci sia effettivamente come la ripresa forte della socialità anche una ripresa del Covid, quindi bisogna essere sempre molto vigili, molto attenti, insomma. Molto vigili, ma ci sono delle nuove regole che il governo ha introdotto da questo inizio di anno. Spieghiamo cosa succede e magari anche una valutazione dal suo punto di vista. Sì, beh, sono regole abbastanza, diciamo, molto semplici, molto, molto blande, ecco, che non, soprattutto sono finalizzate a non tornare diciamo in DAD e a non tenere lontani dalla scuola il più possibile ovviamente gli studenti. Quindi le misure sono circoscritte, limitate sostanzialmente a chi è contagiato, quindi a chi deve stare in isolamento per la durata del, appunto della malattia, e con una forte attenuazione anche dell'isolamento per chi è asintomatico. Nessuna misura invece poi è prevista per quanto riguarda i restanti componenti della classe, se non la necessità dell'uso della mascherina come contatti stretti per una decina di giorni dall'ultimo contatto. Si agevola comunque il rientro, no, dottoressa, soprattutto degli asintomatici, si agevola ecco, a livello di tamponi e di tutto quello che gli andava dietro fino adesso. Assolutamente, sostanzialmente l'asintomatico o comunque chi diventa asintomatico dopo un tot di giorni ha la possibilità di rientrare, diciamo, tranquillamente nella propria comunità, in sostanza. Ecco, e questo appunto garantisce un po' il percorso e la continuità scolastica su cui tanto sì. Ci si è impegnati e si è combattuto in questi anni con il Covid. Quindi che augurio possiamo fare agli studenti, che auspicio possiamo fare per questo 2023 che si apre, dottoressa? Ma sicuramente l'augurio di finalmente di poter condurre un anno scolastico nella piena, diciamo, regolarità, senza contraccolpi, e un anno che sarà caratterizzato anche, non a caso, dal ritorno alla formula ordinaria, possiamo dire, degli esami di Stato, sia per quanto riguarda quelli conclusivi del secondo ciclo che per quelli del primo ciclo. Quindi ovviamente diciamo dopo queste vacanze natalizie aspetta soprattutto gli studenti un impegno costante per non arrivare a questi due appuntamenti, diciamo, impreparati. Quindi questo, insomma, l'augurio di poter lavorare serenamente nelle proprie classi e con continuità, quindi in modo da poter puntare tutto sulla preparazione e sugli apprendimenti. Senta, sono state delle vacanze di Natale lunghe, lo ha sottolineato anche lei, 16 giorni circa dalla fine delle lezioni, quindi ripartire non è semplice. Che consiglio si sente di dare alle famiglie, ai ragazzi, ma magari anche agli insegnanti? Ma sicuramente per i ragazzi credo che la prima cosa sia, sembra un po' banale, ma sia riprendere i ritmi del sonno, perché in genere diciamo che le vacanze sono anche l'occasione per dormire di più, per stare alzati maggiormente, quindi ci si sregola un pochino anche nella diciamo veglia sonno, quindi riprendere prima di tutto queste abitudini, questo tran tran, no, degli orari in cui si va a dormire e ci si sveglia, in modo da essere poi la mattina freschi e quindi recettivi rispetto alle lezioni. E poi l'altro consiglio ovviamente è quello di studiare con regolarità.
di non ridursi all'ultimo momento, sia con le interrogazioni, sia con le verifiche e ancora di più appunto con l'appuntamento dell'esame. Insomma, questo va anche per evitare situazioni di stress e anche, diciamolo, di scarsa preparazione, perché diciamo le cose che si studiano in modo affrettato non si consolidano nella propria preparazione. In effetti le devo raccontare, dottoressa, che questa mattina ho portato mia figlia che fa la seconda elementare a scuola e c'è stato un concerto di sbadigli, e siamo d'accordo, i bambini in fila sbadigliavano in maniera, anche i genitori qualcosetta, ma insomma è vero sì che bisogna riprendere il ritmo. Senta dottoressa, noi abbiamo aperto questa diretta parlando purtroppo di incidenti stradali, ancora una volta, ai noi, avrà visto a San Donà di Piave altre due giovanissime vittime. Sappiamo che voi e la Regione avete messo in campo un interessante progetto che parte proprio in questi giorni, coinvolgendo gli studenti delle scuole, un contest, un concorso di idee, diciamo così, nelle classi, negli istituti, o proposto agli istituti, per far sì che siano proprio i ragazzi a ideare, pensare una campagna di sensibilizzazione rivolta ai coetanei sulla sicurezza stradale. Sì, diciamo che la formula del contest, alla fine dei conti, è un modo, no, per far sì che all'interno delle classi, tra pari, quindi tra studenti, si intavoli una riflessione su questo tema, quindi al di fuori, diciamo, di un, come dire, dei divieti, del contesto del mondo degli adulti, che spesso interviene in termini o punitivi o di divieti, facciamo leva sulla paura, eccetera. E qui bisogna far leva, insomma, sulla motivazione al rispetto della vita altrui, della vita propria, sostanzialmente. Quindi questa formula che permette, diciamo, alle classi, no, di riflettere e di lavorare tra di loro, e per riuscire a confezionare un messaggio che sia convincente per degli altri studenti, credo che sia il modo giusto, appunto, per portare questi studenti a una riflessione ovviamente profonda su questo tema, originale, sentita soprattutto, che parte dagli stessi studenti, dagli stessi ragazzi. L'altra cosa ovviamente è anche sempre l'esempio, perché nei confronti dei giovani l'esempio è forse uno degli strumenti educativi vincenti e anche convincenti, vorrei dire. E anche gli adulti, quando sono alla guida, devono evidentemente, no, dare il buon esempio, quindi rispettare i limiti di velocità, dare le precedenze, non usare il cellulare, perché poi in queste cose i comportamenti emulativi sono assolutamente forti, importanti, insomma, ecco, hanno la loro parte. E noi adulti ce ne dimentichiamo spesso. Allora, questo messaggio dato dai ragazzi ai ragazzi, secondo lei, può essere più efficace? Perché sappiamo tutti, purtroppo, che una qualsiasi ramanzina degli adulti rispetto ai ragazzi ha l'efficacia che ha, insomma. Senta, dottoressa, da quando scatterà questo contest? Sì, i tempi sono, diciamo, imminenti, nel senso che la Regione farà uscire questo avviso, questo bando, già adesso a gennaio, e quindi si concretizzerà poi nella elaborazione di questi lavori originari nel corso della primavera di quest'anno, insomma. Quindi si potrebbe, mi pare che ci sia poi una commissione, no, che giudica i lavori, che assegna anche dei premi che possono essere poi investiti dagli istituti, è così? Assolutamente sì, quindi se gli studenti faranno un buon lavoro, e quindi un lavoro convincente per tutti gli altri adolescenti, questo porterà appunto anche a un premio in denaro, mi pare che sono premiati primo, secondo e terzo, e quindi un beneficio per la scuola, insomma. Ecco, per cui ci auguriamo davvero che sia efficace. E qual è l'invito che si fa agli istituti, magari? Perché poi è un impegno, immaginiamo, che si aggiunge a tante altre cose da fare, ma che è importante. Sì, ovviamente l'invito alle scuole è ad aderire e a creare le condizioni perché questo dibattito, diciamo, tra pari, tra studenti, si metta in atto proficuamente, magari fornendo loro dei dati, dei materiali, quindi della documentazione che può essere utile per
per sviluppare, diciamo, il dibattito tra gli studenti e quindi anche la messa a punto delle idee creative, insomma. Benissimo, dottoressa, io la ringrazio moltissimo per questo punto che abbiamo fatto su questo rientro a scuola, augurando naturalmente buon lavoro a lei, ai suoi collaboratori e a tutto il mondo della scuola, perché siano, come diceva, dei mesi davvero proficui per i ragazzi e anche per gli insegnanti. Grazie, grazie a voi. Grazie dottoressa Palumbo, gentilissima. E allora anche la scuola è ripartita, lo abbiamo sentito, senza eccessive criticità e con delle nuove misure alleggerite, allentate rispetto al Covid. La speranza è che i ragazzi possano tranquillamente frequentare le lezioni senza eccessivi impedimenti. Ancora cronaca, allora, torniamo nel Vicentino con delle slot machine scoperte accese fuori orario e proprio tra Vicenza e la provincia sono state comminate delle multe a due locali pubblici. La Guardia di Finanza di Vicenza ha portato a termine due operazioni di servizio nei giorni scorsi che hanno consentito di sanzionare due pubblici esercizi per aver tenuto accese 14 slot machine fuori dagli orari consentiti dalla legge regionale nei comuni di Vicenza e di Longare. In due differenti giornate, pattuglie del gruppo di Vicenza, valorizzando alcune segnalazioni pervenute da cittadini, hanno individuato all'interno di due pubblici esercizi, uno riconducibile a una catena del settore del gioco e l'altro gestito da un soggetto di origine cinese, che gli apparecchi da intrattenimento erano accesi in violazione a quanto stabilito dalla Regione Veneto, che non consente l'esercizio del gioco online presso i pubblici esercizi nelle fasce orarie protette, vale a dire dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15, dalle 18 alle 20. L'intervento eseguito ha permesso di sanzionare i titolari dei pubblici esercizi che ora dovranno versare ai rispettivi enti comunali di Vicenza e Longare 500 euro per ogni apparecchio rimasto acceso oltre l'orario consentito, per un totale rispettivamente di 6.000 e 1.000 euro. Ora andiamo a Padova con la cronaca. Allora, in attesa di collegarci con i colleghi per parlare dell'ennesima rissa che si è verificata in centro, oggi per la città è un'altra giornata importante perché c'è una nuova tappa sulla strada del restauro della statua del Gattamelata, anche qui simbolo importantissimo della città, su cui si è discusso molto. Andiamo dai colleghi padovani per gli ultimi aggiornamenti relativi proprio a questa mattina. Vediamo. Stiamo salendo le scale per raggiungere la statua del Gattamelata, stiamo salendo i ponteggi che sono stati posizionati qualche mese fa per iniziare la valutazione sullo stato di salute del monumento equestre. Oggi cominciano gli esami, il check-up dello stato di salute di questo grandioso documento, monumento, e saranno poi gli scienziati, i tecnici a dirci veramente come stanno le cose e anche a vedere quali possono essere i passi successivi. Eccolo dunque in tutta la sua maestosità il monumento al Gattamelata, mai visto così da vicino prima, immagini in esclusiva, in anteprima della nostra visita, ma la visita potrebbe essere aperta in futuro anche a turisti e alla gente. Sarebbe molto bello, dobbiamo verificare le condizioni di fattibilità in termini di sicurezza, però indubbiamente per i padovani si potrebbe anche già operare con una telecamera, creare un sito ad hoc in modo tale che anche se non fosse possibile accedere, si darebbe la possibilità ai padovani di rendersi conto dello stato di salute e anche di avere un rapporto a tu per tu con l'opera che da secoli vedono a notevole distanza. Il monumento equestre realizzato da Donatello è formato da due elementi, il cavallo e la statua del Gattamelata, oltre che agli elementi di decorazione. Prima di oggi venne visto così da vicino solo nel 1990. Da comprendere se effettivamente l'opera è a rischio e quindi da lì ragionare sulle varie possibilità che il restauro consente, e cioè un intervento diretto oppure nei casi più estremi, insomma non è certo una novità l'opportunità di poterla ricoverare altrove, ma al momento è del tutto prematuro affermarlo.
Andiamo a dare un'occhiata ora alle notizie di politica che arrivano dalle agenzie, perché il governatore della Campania, De Luca, è tornato a parlare di autonomia e si è detto pronto a una guerra durissima. Nella bozza del ministro Calderoli, secondo De Luca, è stato compiuto un passo indietro preoccupante. Bisogna ritornare a spiegare che senza una linea unitaria non faranno nessun passo in avanti, ma anzi apriremo una guerra politica durissima, così appunto il presidente De Luca. Sull'autonomia differenziata ha parlato De Luca alla cerimonia dei 150 anni del Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli Federico II. La bozza del ministro Calderoli, dice, rappresenta appunto un passo indietro preoccupante rispetto a valutazioni che abbiamo fatto solo qualche giorno fa. Dice: credo che la bozza Calderoli sia molto influenzata dalla scadenza elettorale in Lombardia e in altre regioni, così De Luca. Tra l'altro, di autonomia, ma anche di quello che sta accadendo in Brasile e della raffica di prese di distanza dall'ex presidente Bolsonaro, parleremo tra pochissimo con i prossimi ospiti. Intanto vedo collegato, non so se è già pronto da Padova, il collega Guido Barbato, come annunciato poco fa, perché c'è stata un'altra rissa tra giovani in centro dopo quelle delle scorse settimane in Piazza Duomo. Stavolta sabato notte è accaduto in via Roma, in zona pedonale. Buongiorno Guido. Buongiorno Lina, è proprio così. Dopo i fatti che vi abbiamo raccontato nelle settimane scorse di Piazza Duomo, ancora giovanissimi e giovani, protagonisti di una rissa piuttosto importante nei numeri, stavolta però nella zona pedonale di via Roma tra la Chiesa dei Servi e la Galleria Tito Livio. Però stavolta c'è stato molto sangue perso. Con Federico Cibotto vi facciamo vedere l'inizio di questa, ora chiamarla scia di sangue è un po' forte come, forse come affermazione, di questa, diciamo, sì, di questa serie di gocce di sangue che partono qui dal portico dell'antica Chiesa dei Servi, dove probabilmente i protagonisti si sono presi a bottigliate rotte. E vedete anche qui sul basamento della colonna del portico c'è una traccia, ci sono vetri rotti per terra. Poi, attraversando la strada, che è uno dei salotti della città di giorno, insomma, almeno non si può dire il contrario, uno dei posti più tranquilli insomma, dello shopping di Padova via Roma, arrivando in Galleria Tito Livio, che di giorno, ripeto, è un posto tranquillissimo e pieno di aule studio per gli universitari e di negozi, comincia un'area di circa una ventina di metri quadrati, piuttosto grande, cosparsa di gocce di sangue. Tra l'altro, insomma, nessuno ha pulito da sabato sera, perché si vede che i futili motivi per i quali forse è nata la prima discussione tra i protagonisti di questa storia si è espansa alla partecipazione, non si sa quanto attiva o passiva, di altri giovani curiosi, e è spuntato un coltello però stavolta, e un giovane di 23 anni è stato colpito a una gamba, uno di 16, la dinamica ovviamente non è chiarissima, ha riportato un'altra ferita in testa, sono rimasti a terra e sono stati arrestati dalle forze dell'ordine quando è arrivata la volante della polizia, perché gli altri se ne sono andati, sono stati arrestati in quanto insomma sì, probabilmente ritenuti coloro che avevano le mani armate o che comunque si sono fatti male. Portati in questura, poi non sono stati trattenuti perché nessuno ha sporto denuncia per quanto successo. Chissà esattamente cosa è successo, fatto sta insomma che il sangue c'è, ma per la zona di via Roma all'altezza appunto del ponte delle Torricelle, della Chiesa dei Servi e della Galleria Tito Livio, sembrerebbe non essere esattamente una novità negli anni quella di questi fatti più o meno diciamo criminosi e più o meno molto fastidiosi, per esempio per chi ci abita. Ne parliamo con la nostra ospite, che è Eleonora Moscolo, la capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Padova, che da queste parti insomma ha diverse conoscenze. Buongiorno Eleonora. Buongiorno, buongiorno Guido, buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie per la partecipazione. Cosa raccontano i residenti di Via Roma e soprattutto se immagino abbiano individuato chi sono anche i partecipanti a questa rissa di sabato notte?
Sì, questo è il tipico fenomeno di baby gang che si concretizza soprattutto in una fascia serale, ma ormai da tanti anni. È una situazione che ha portato all'esasperazione i residenti che vivono, che vedono totalmente subire un abuso nel loro diritto al riposo, perché i fatti poi proseguono tutta la mattina e si concretizzano in dei veri e propri reati. Perché c'è uno spaccio evidente che inizia già comunque nel pomeriggio, quindi non solo nelle fasce serali, e poi uno stato di ebbrezza che porta questi giovani a risse, a coltellamenti, a schiamazzi notturni, quindi una situazione che degenera in un modo assolutamente ingestibile e ingestito. Da quanto viene segnalata? Perché, come dicevamo, non è proprio una cosa di nuova, diciamo, che si affaccia per la prima volta alla cronaca. Guardi, almeno da 2018-2019 e dalla Chiesa dei Servi, ricordiamoci che con Padova Urbs Picta dovrebbe essere tenuta con grande rispetto, come tante altre parti della nostra città, che invece è una latrina a cielo aperto proprio per lo stato di degrado che lasciano questi giovani. Poi prosegue per Galleria Tito Livio, Riviera Tito Livio, dove questo stato di ebbrezza è anche preoccupante, perché voglio dire, questi ragazzi si lasciano anche andare a delle condotte assolutamente pericolose, visto che nella Riviera, insomma, c'è il passaggio di auto e anche del tram, insomma, per cui cercare di diminuire questo fenomeno ad un mero problema di ordine sociale significa non ammettere che il problema esiste, perché è un problema anche di ordine pubblico. Quindi l'attività di prevenzione sociale non è sufficiente, servono anche delle misure repressive che facciano rispettare le regole che devono essere stati fatti rispettare anche a questi giovanotti. Ecco, le forze dell'ordine ci sono, che cosa manca in breve, in sintesi? Grazie alle forze dell'ordine, perché sappiamo il lavoro straordinario che fanno. Penso che anche chi fa la sua parte oggi, cioè che anche il comune debba fare la sua parte, e la debba fare approntando gli strumenti che servono per ripristinare la legalità. La installazione delle telecamere può essere un strumento utile, e soprattutto anche la creazione di una centrale operativa che visioni queste telecamere, che oggi non c'è. Oppure utilizziamo l'innovazione e colleghiamo le telecamere a queste app che permettono di segnalare alla pattuglia presente in zona del reato che sta accadendo, e quindi di poter intervenire. Ma tante sono le attività che noi le iniziative che il comune può fare. Di sicuro deve smetterla di raccontare la favola che a Padova va tutto bene. La campagna elettorale è finita. Noi come Lega faremo la nostra parte, col prossimo bilancio presenteremo emendamenti per garantire la sicurezza, perché è presidio per condizione di libertà. Ecco, mi sembra un messaggio piuttosto chiaro quello che le opposizioni in Consiglio Comunale mandano alla Giunta Giordani per questa situazione piuttosto deplorevole che si è creata nuovamente nella zona di Via Roma, come detto zona pedonale, uno dei salotti belli della città. Ti darei la linea a voi dello studio se non c'è altro. Come sempre seguiremo l'evoluzione, naturalmente, come sempre, di quello che succede nel centro di Padova, così come negli altri capoluoghi che purtroppo vivono circostanze di questo genere. Allora, io saluto e ringrazio ora i due ospiti che sono collegati con noi in diretta per questa prima edizione. Tra poco la regia ce li proporrà. Eccoli qui. Laura Puppato, buongiorno, del Partito Democratico. Buongiorno. Ben ritrovata, grazie per la sua partecipazione. Grazie. E dovremo, eccolo qua, avere in linea anche Dimitri Coin, buongiorno, deputato della Lega. Grazie e ben ritrovato. Due rappresentanti del nostro territorio. L'attualità naturalmente ci spinge a partire dalle notizie che arrivano dal Brasile, anche perché Dimitri Coin è un consigliere, sì, è un deputato e è stato nei vari ruoli anche molto vicino ai fatti brasiliani, quantomeno per questioni di famiglia, la moglie brasiliana Coin, ma non solo, per conoscenza di quel territorio. E allora è importante un commento anche da parte sua su quello che sta accadendo e soprattutto sulla pioggia di reazioni politiche che ci sono ai fatti che stiamo vedendo riportati dai media internazionali di quello che succede in Brasile. Abbiamo visto questo attacco che perdura al Parlamento, ci sono stati 400 arresti, il Presidente
presidente Lula, che ha fatto ritorno immediatamente nella capitale. Cristina Guarda di Europa Verde dice: chi a suo tempo ha sostenuto pubblicamente con afflato campanilistico la presidenza di Bolsonaro non può oggi tacere, deve apertamente condannare quanto in queste ore sta accadendo in Brasile. Mentre la consigliera e capogruppo del Movimento 5 Stelle Erika Baldin ha depositato oggi una proposta di risoluzione che invita il Consiglio regionale del Veneto a prendere posizione sui fatti in Brasile. Coin, lei era stato uno dei promotori anche della visita in Italia ad Anguillara dell'ex presidente Bolsonaro. Che idea si è fatto di quello che sta succedendo ora? Buongiorno a tutti innanzitutto, e buongiorno Lina, buongiorno a lei e a Laura Puppato che è dall'altra parte. La situazione in Brasile è abbastanza complessa, cioè pensare di andare ad affrontarla in una maniera semplicistica come questa vuol dire non conoscere quel paese, non aver capito nulla e non avere di fatto la situazione in mano nel suo contesto complessivo. Il Brasile è un paese che è grande 28 volte l'Italia, che ha 215 milioni di abitanti ed è una delle grandi economie del pianeta, dà da mangiare a più di 1,2 miliardi di persone, e molti prodotti agroalimentari nostri, se non ci fosse il Brasile, non li avremmo nemmeno, e penso ad esempio alla bresaola della Valtellina, se non ci fossero le carni brasiliane difficilmente avrebbe il quantitativo sufficiente per poter essere presente nei nostri mercati. È un paese dove vivono milioni di nostri fratelli veneti, perché di fatto l'emigrazione che ha portato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento a spostare un numero significativo di persone dal Veneto, Trentino e Friuli, in particolare da queste zone verso quel paese, è stata un'immigrazione assolutamente importante. Di quel paese ce ne ricordiamo solamente quando parliamo di foresta amazzonica o di altre questioni, lo facciamo in maniera assolutamente confusa, con poche idee appunto ben confuse. È un paese dove la superficie coltivata è del 7,6% al resto ambiente, dove la foresta amazzonica è assolutamente tutelata, è una foresta pluviale. Noi dovremmo guardare le nostre foreste europee, che probabilmente si sono ridotte in maniera significativa nel corso del secolo scorso. Quello che è successo in Brasile rispetto alle sommosse popolari è una cosa assolutamente sbagliata, perché queste questioni portano semplicemente a creare dei disastri anche dal punto di vista sociale. Si potevano prevedere. Dopo le elezioni brasiliane ci sono dei presidi stabili in gran parte del paese, fatti da persone assolutamente normali, da lavoratori, da persone civili, da famiglie, che vanno a manifestare il proprio disappunto rispetto a un risultato elettorale che ritengono non essere assolutamente trasparente. E perché ritengono questo? Lo ritengono per svariati motivi. I motivi sono: il primo è la contestazione del voto elettronico, dove nel corso anche della propria presidenza il presidente Bolsonaro aveva tentato di modificare e di affiancare al voto elettronico anche un voto cartaceo che potesse dare una riprova e una certificazione in caso di verifica del risultato, ma la Suprema Corte brasiliana lo ha impedito. E poi c'è il caso importante dell'annullamento del processo che ha visto condannato per svariati reati il presidente Lula, e il magistrato che si è occupato in prima persona di questa questione di fatto è diventato un ministro del nuovo governo Lula. Tutte queste situazioni sono situazioni assolutamente anomale, che non giustificano affatto quello che è accaduto, che va assolutamente condannato. Lo ha fatto anche il presidente brasiliano, condannando di fatto dagli Stati Uniti, dove si trova in questo momento, quello che è accaduto. Ma per capire esattamente quello che sta accadendo va contestualizzato tutto e non trattato così in maniera semplicistica come lo stiamo facendo noi in questi giorni. Ci sono state anche delle situazioni dall'elezione del presidente brasiliano alla data dell'insediamento, quindi nelle more, ci sono stati anche molti profili social di deputati, di parlamentari brasiliani che sono stati chiusi, oscurati. Io ho qui con me una denuncia che mi è stata consegnata
da una parlamentare, dalla più votata parlamentare del Brasile nelle settimane scorse, che è stata in visita in Italia, una denuncia alla Commissione Interamericana dei diritti umani, dove di fatto evidenziano tutta una serie di situazioni che portano alle preoccupazioni e alla serietà delle preoccupazioni che si stanno materializzando poi in questi momenti. Quindi di fatto la situazione è abbastanza complessa. All'epoca, quando il presidente Bolsonaro è stato ricevuto ad Anguillara per andare a vedere il luogo da dove erano partiti i propri nonni, era comunque il presidente in carica di uno dei più importanti paesi del mondo, che era andato al G20 a Roma, che era stato ricevuto da tutti i capi di Stato, e quindi non vedo cosa ci fosse di tanto particolare nel criticare, come è stato fatto da una certa parte politica, una visita ufficiale di un presidente che poi va in forma assolutamente privata a vedere dove sono partiti i propri genitori. Benissimo, Coin, sentiamo Laura Pupato su questo tema e che idea si è fatta. Laura. Ma innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Saluto anch'io naturalmente Coin, ma dissento in maniera precisa dalle sue parole. Tra l'altro c'è un aspetto che mi sta preoccupando moltissimo, sia perché ieri sera ho visto che la nostra premier ha tardato moltissimo nel fare nell'emettere un tweet che peraltro non cita né Lula come presidente né tantomeno il fatto eversivo, il tentativo di colpo di Stato che c'è stato in quel paese, come un aspetto che ha a che vedere ancora una volta dopo la questione di Trump, e quindi sappiamo dei repubblicani della destra storica più oltranzista americana in America, con i fatti avvenuti il 6 gennaio. Ma mi stupisco perché non è possibile che una premier di un paese democratico non riesca a dividere la situazione, diciamo, di appartenenza politica ai noi di estrema destra della stessa rispetto ai fatti che accadono in giro per il mondo e che mettono a rischio le democrazie. Perché qui non stiamo parlando di Amazzonia, di opinioni politiche, di aspetti di altra natura. Qui stiamo dicendo che c'è stato un presidente regolarmente eletto. Nessuno ha contestato quell'elezione, nel senso che, come è stato per Trump, tutte le faziose motivazioni poste a carico, diciamo, di questa elezione si sono dimostrate evidentemente non supportate, non motivate, e quindi esattamente per questa ragione io credo che non si possa mettere a rischio. Poi abbiamo visto come si sono comportati i signori, quali famiglie per bene che si sono posizionate davanti al Senato, comunque al Parlamento, diciamo, brasiliano, alla Corte Costituzionale, piuttosto che ad altri, ai tre poteri, come si suol dire. Come famiglie per bene? Ma abbiamo visto le scene. Abbiamo ripetuto una situazione di violenza nei confronti delle istituzioni. Guardi, tanto per fare un esempio, è come se io motivassi il fatto che domani mattina parto, vado al Consiglio regionale del Veneto, mi piazzo lì con una spranga, danneggio tutti, come dire, le suppellettili, le sedute, i simboli di questa regione, esclusivamente perché ritengo che il governatore Zaia stia facendo molti errori e non abbia tutelato gli interessi dei nostri cittadini. Ma c'è la democrazia, signori, ci sono le elezioni per determinare determinate cose. Se stiamo qui a giustificare atti di questa violenza contro quei pochi della polizia presenti, tra l'altro diciamocelo chiaramente, è stato eccezionale Lula con una forza di intervento pacifica, molto chiara, molto trasparente, molto pacifica proprio anche nelle espressioni, perché avrebbe potuto utilizzare, diciamo, pure anche questa situazione a proprio vantaggio, ma soprattutto c'è stato quel 2 ore di attesa abbondanti prima di vedere intervenire la forza dell'ordine nella loro massiccia presenza in relazione alla massiccia presenza di manifestanti violenti che hanno recato danni inaccettabili, inauditi, tra l'altro un danno incalcolabile, citavano, perché veramente hanno prodotto danni anche molto gravi all'interno delle istituzioni, che probabilmente non potranno essere immediatamente utilizzate, con una responsabilità della politica che ha tardato ad esprimersi, che non si è espressa in maniera durissima, che ha, e poi valuteremo, perché intanto c'è stato un arresto, come dire, niente po' di meno, dell'ex presidente, dell'ex ministro della giustizia di Bolsonaro, e vedremo se ce ne saranno altri che evidentemente sono stati intercettati o hanno
ritenuto di fatto fossero istigatori di questa azione violenta. Io credo che se in Italia ci siamo permessi tutti, peraltro, no, di andare a dire quei ragazzi non possono permettersi di imbrattare con la vernice spray i muri esterni del Senato, perché non si toccano le istituzioni per nessuna causa al mondo, e poi andiamo a vedere che la stessa durezza non c'è rispetto a un tentativo di colpo di Stato, a un tentativo di sovvertire le istituzioni e di lasciare spazio alla violenza più inaudita, incontrollata, incontrollabile. Ma stiamo scherzando? Prima ho sentito la consigliera di Padova dire che farà tutta una serie di emendamenti per permettere al Comune di Padova di affrontare dal punto di vista della sicurezza maggiormente la questione delle baby gang. Immagino che la stessa cosa faranno i nostri a Treviso, visto che il problema è gravissimo, anche qui la faranno a Montebelluna, ma voglio dire, riusciamo per una volta a toglierci quella casacca di dosso e ad ammettere che c'è un problema di violenza che purtroppo viene anche, come dire, trasmessa, lo dico così, trasmessa dalle stesse realtà del calcio. Abbiamo visto ieri con i tifosi che si sono dati appuntamento per picchiarsi in autostrada. Sto parlando del Napoli, i tifosi del Napoli e della Lazio, quando l'altro giorno era Atalanta-Roma, per dirti, a dicembre. O quando, come dire, si permettono atteggiamenti di questo genere e si considerano giustificati o giustificabili. Ma qui dobbiamo veramente porre un freno, prima di tutto, al tema fondamentale che le istituzioni devono rappresentare l'esempio per il Paese. Non posso essere un'istigazione per la violenza, perché poi non possiamo chiedere ai giovani di comportarsi bene quando si ritrovano in TikTok o in WhatsApp per darsi appuntamento e picchiarsi, perché il problema è enorme ed è gravissimo. Grazie Laura. Da noi. Certo Laura, grazie. Tra l'altro i nostri colleghi di Padova ci dicono che secondo la stampa brasiliana l'Italia, e nello specifico proprio la provincia padovana, potrebbe essere la scelta finale per un'eventuale fuga dell'ex presidente Bolsonaro, anche se naturalmente dal comune di Anguillara non ci sono conferme o smentite, non ci sono neppure notizie, fa sapere la sindaca Alessandra Buoso su questo tema. Non so se Coin voglia in qualche modo replicare a Pupato sul tema del Brasile. Prego Coin. Beh, assolutamente, in maniera velocissima, cioè una precisazione, perché o ci siamo capiti male o forse la capacità di girare un po' la questione, insomma, è un'abilità abbastanza importante. Queste sono azioni che vanno assolutamente condannate. La questione delle famiglie, di tutti quelli che andavano nei presidi, è nei due mesi precedenti. Famiglie e i bambini non vanno ad assaltare il Parlamento brasiliano. Chi è entrato nel Parlamento brasiliano va arrestato, giustamente è stato arrestato e andrà giudicato e condannato, ma non accorgersi che c'era una situazione di malumore e che comunque doveva essere gestita e governata, e far finta adesso che questa sia una sorpresa di quello che accade, vuol dire aver girato la testa dall'altra parte. Certamente, Pupato. Per quanto riguarda invece la questione di Anguillara, di Padova, signori, stiamo parlando dell'ex presidente di uno dei paesi più importanti del mondo. Non credo debba fuggire dal proprio paese o comunque scappare, rifugiarsi nel padovano. Sapevo e si diceva ancora nelle settimane scorse che volesse dare formalità a una richiesta di cittadinanza, e ovviamente o la fa in Toscana, da dove sono partiti i genitori della madre, o lo fa nel padovano, da dove sono partiti da parte gli avi, da parte paterna. Questi sono i dati oggettivi e reali. Certo, Pupato, prego. Sarebbe gravissimo, perché è un'implicita ammissione di essere coinvolto in questi fatti, e quindi io penso e spero che non ci tocchi gestire una situazione di questa gravità e di questo tipo, perché non è piacevole evidentemente dover essere il paese nel quale eventualmente si dovesse rifugiare, con la speranza di non essere poi estradato
una persona coinvolta in una vicenda di questa gravità. Anche perché, voglio ricordarlo, il Brasile è esattamente il paese che ci ha restituito dopo troppi anni anche quel delinquente, diciamo, che è stato a suo tempo nel BR, no, anzi prima addirittura in altre, diciamo, organizzazioni terroristiche, e abbiamo avuto una molta difficoltà, diciamo, ad averlo. Quindi io non vorrei che capitasse, insomma, l'esatto opposto. Preferirei che l'Italia restasse fuori da questa vicenda e che Bolsonaro tornasse nel suo paese. Non ho capito perché abbia deciso di star lontano per 40 giorni, non ho capito perché abbia deciso, altro segnale negativo, di non concedere, come hanno fatto tutti dal 1985, quindi stiamo parlando di 40 anni, no? In cui normalmente, da quando c'è la democrazia nel Brasile, c'è il passaggio di consegne, come è avvenuto tra Draghi e la Meloni, come è avvenuto sempre in qualsiasi occasione. Anche questi sono segnali molto importanti. Guarda caso lo stesso segnale di Trump. Insomma, ci sono delle similitudini in questa faccenda che non sono per niente positive e probabilmente, come dire, adesso valuteremo, non mettiamo il carro davanti ai buoi, ma il fatto che ci sia stata una vacanza, tra virgolette, di un paio d'ore almeno prima che le forze dell'ordine intervengano in massa, faceva presumere a Bolsonaro o a chi per lui che in quel paese potesse essere probabilmente attuato un golpe con le forze dell'ordine. Questo deve farci capire quanta fragilità e quanta delicatezza viviamo in tutto questo nostro tempo nelle democrazie. Le democrazie richiedono partecipazione, richiedono cultura istituzionale, altrimenti non vivono. Questo è il dramma. Veniamo alla politica di casa nostra, perché volevo parlare con voi rapidamente del quello che si vive nei vostri due partiti. Ci sono congressi alle porte, ci sono dibattiti molto accesi. Parto da Pupato, perché è un'ansia di questa mattina le dichiarazioni di Massimo Cacciari, riportate dal Fatto Quotidiano, che dice il congresso del PD è un dramma senza contenuti. Le sembra ci si possa appassionare? Chiede. Credo di condividere questo pensiero con la quale quasi totalità degli italiani mancano programmi definiti e grandi personalità che sappiano interpretarli. Così Cacciari. Allora, visto che parliamo del suo partito, Laura, cosa ne pensa? Sorrido, perché Cacciari è, come dire, è disfattista per definizione. Io, insomma, sono anni che lo ascolto più o meno in televisione nelle sue rappresentazioni della realtà, che a mio avviso, come dire, di fronte a un 10%, magari anche a un 20% di condivisione, per il resto siamo decisamente oltre, nel senso che nulla va bene salvo che non lo dica lui, in buona sostanza, insomma. E quindi è una sua opinione, la consideriamo tale. Allora, che non ci siano aspetti come quelli relativi ai contenuti, beh, direi di no. Io esattamente due settimane fa, insieme con un gruppo di lavoro fatto, composto tra l'altro da una cinquantina di attivisti, militanti e anche rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, abbiamo inviato una nostra proposta di programma proprio a Bonaccini, e la stiamo inviando, come è doveroso e rispettoso, anche agli altri. Come è noto, io sostengo la figura di Bonaccini come quella, diciamo, maggiormente credibile, anche perché parliamo di una figura di grande autorevolezza. Mi stupisce che proprio Cacciari si permetta di dire che non c'è, nel senso che sia Bonaccini, per il suo percorso indiscutibile, voglio ricordare che ha portato avanti una regione che ha raggiunto i primi posti in Italia ovunque, purtroppo c'è anche surclassato in alcuni dati come il PIL, l'export, la sanità e la ricerca, per cui, insomma, oltre a parlare di welfare, perché giusto ieri c'era sul Corriere, come sappiamo, un'analisi di quella che è la partita del sociale, di quanto viene investito a favore delle famiglie, dei minori, dei disabili e degli anziani, e anche lì abbiamo scoperto che il Veneto è buona ultima tra le regioni del nord, mentre abbiamo scoperto che l'Emilia Romagna è la prima tra le regioni non autonome, perché tralasciando il Trentino Alto Adige e il Friuli, i risultati dell'Emilia Romagna sono in assoluto i migliori. Quindi anche lì, voglio dire, c'è una io credo molto alla concretezza. Sarà che ho fatto l'amministratore pubblico e mi interessano poco le chiacchiere che stanno, diciamo, alla filosofia o a zero.
Quello che mi interessa è avere a che fare con un segretario con i piedi per terra, che sia stato molto capace di dimostrare un modello di società diversa, per esempio da quella delle destre in Veneto piuttosto che in Lombardia, e che sia per questo in grado di guidare in maniera autorevolissima il nostro partito. Ecco, grazie Laura. Dimitri Coin invece è uno dei papabili segretari provinciali della Marca, del Carroccio. Noi l'altro giorno abbiamo proposto un servizio con un ex parlamentare, Giampaolo Vallardi, che diceva basta chiacchiere e simpatie che hanno rovinato il partito anche qui nella Marca, vanno rimessi al centro i temi del Nord. Tra l'altro Dimitri, poco fa ho citato De Luca, presidente della Campania, che dice pronti a una guerra durissima sul fronte dell'autonomia differenziata, eccetera. Allora, in vista della celebrazione del congresso della Lega, in vista di questa elezione del nuovo segretario, innanzitutto la sua posizione e magari ci dica come sta andando a livello così di consensi nella base. Allora, prima di tutto voglio ritornare un attimo sulla questione di prima e chiudere la questione Bolsonaro e Brasile, di fatto evidenziando che il primo danneggiato da quello che sta accadendo è proprio il presidente brasiliano. Il presidente brasiliano fa politica e quindi è il primo che è comunque danneggiato da questa situazione. Non dobbiamo dimenticarci, e ce ne siamo dimenticati forse perché è passato un po' sottotono, che il Brasile è stato il primo paese che ci ha inviato due aerei, due cargo durante la fase emergenziale del Covid, quando in Lombardia le persone morivano e c'erano quelle scene dei camion militari che uscivano dagli ospedali e che si dirigevano verso i cimiteri o la cremazione. Due aerei cargo di aiuti, respiratori, mascherine, medicinali sono arrivati proprio dal Brasile direttamente al presidente Bolsonaro, che ha scritto Cesare Battisti. Vi racconto anche i dettagli di questa situazione, di questo percorso, perché non l'ho seguito personalmente. Per quanto riguarda il congresso, noi finalmente arriviamo al... Sento un ritorno. Per quanto riguarda il congresso provinciale, noi finalmente arriviamo, dopo 4 anni e mezzo di commissariamento, a poter far esprimere la militanza su quello che è su quello che può essere appunto il nuovo segretario. Il riscontro verso la base è un riscontro importante, nel senso che il fatto che ci siano comunque 4 candidati che si sono proposti vuol dire che c'è voglia di congressi, che c'è vivacità nelle discussioni e quindi anche nella possibilità di arrivare a buoni risultati. Quella che è la mia proposta è assolutamente una proposta che mira alla centralità della Lega, la Lega che deve ritornare a fare la Lega, perché questo è il vero centro della situazione, in particolare io parlo per la provincia di Treviso, per il Veneto e poi di riflesso, se il Treviso è forte, il Veneto è forte, il fatto si può essere anche condizionanti rispetto agli altri livelli della politica. Il riscontro che sto trovando con la militanza è un riscontro assolutamente positivo. Io ho fatto il segretario provinciale per gli ultimi 4 anni, cui il segretario provinciale è stato eletto, poi sono arrivati i commissariamenti. Il lavoro che era stato fatto in maniera assolutamente collegiale e bisogna ripartire da là, dalla collegialità, dalla trasparenza, dalla serietà, dalla voglia di lavorare, dall'integrità morale. Aspetti che noi dobbiamo porre al centro del lavoro, con il coinvolgimento della militanza, con tematiche politiche e partitiche che sono al centro della vita politica della Lega, in particolare in primis l'autonomia, prendendo in forte considerazione il fatto che ora con un ministro della Lega come Calderoli che la sta portando avanti, finalmente c'è un interlocutore forte, e c'era anche prima quando era Erika Stefani ministro, ma con un tema come quello dell'autonomia che per la prima volta è all'interno di un programma di governo in una coalizione che ha vinto le elezioni. A De Luca dico semplicemente che l'autonomia misura l'efficienza degli amministratori che vanno a gestire un territorio. Evidentemente, se pensa di fare le barricate, vuol dire che teme di essere misurato dai propri cittadini rispetto all'efficienza che ha il suo operato. Quindi bisogna andare avanti per questa strada con il massimo coinvolgimento di tutta la nostra base, partendo dall'attenzione verso la base, verso i cittadini, verso le famiglie,
verso le imprese, perché alla fine l'autonomia è il nostro cavallo di battaglia, ma noi dobbiamo pensare ai nostri cittadini, bisogna pensare al diritto alla casa, al diritto al lavoro, alle difficoltà che stanno vivendo le famiglie, alle difficoltà che stanno vivendo le nostre amministrazioni comunali, nonostante siano amministrate da bravissimi sindaci che stanno facendo di tutto per far quadrare i conti e per garantire i servizi in un momento di difficoltà estrema come quello che abbiamo vissuto prima con il Covid, ora con il conflitto e con tutto quello che ne sta conseguendo aumento di bollette energetiche, aumento dei costi delle materie prime, appalti che sfuggono quindi al controllo rispetto a quanto preventivato nei costi. Quindi una situazione davvero particolare che però comunque a livello amministrativo si sta gestendo nel migliore dei modi da parte dei nostri comuni. Serve un aiuto più incisivo da parte della politica nazionale rispetto alle amministrazioni locali, ma serve anche mettersi a testa bassa per quello che sono le famiglie, le aziende e tutte le attività produttive. La finanziaria che è stata chiusa è stata comunque una finanziaria fatta in due mesi di un governo appena insediato, che andava a chiudere un anno di esperienza di governo Draghi. Dal prossimo anno sicuramente si riuscirà a pianificare tutti i provvedimenti e tutti i lavori che a livello politico questo nuovo governo e questa nuova maggioranza vogliono e sicuramente saranno in grado, visti i numeri, di portare avanti. Grazie, grazie Coin, grazie a Laura Pupato, il tempo sta terminando, Laura sarà ospite anche questa sera al Ring, così Laura, quindi ci sarà grazie modo voi, certo. Di affrontare altri temi, avrei voluto parlare appunto dei rincari a cui ho accennato velocemente Dimitri, non c'è il tempo, ma sicuramente vi avremo ospiti nuovamente in altre trasmissioni, grazie a entrambi anche per la puntualizzazione riguardo al Brasile, perché è stato molto interessante, vista la vostra esperienza, parlarne. Ribadisco, Laura Pupato del Partito Democratico, Dimitri Coin, deputato della Lega, grazie ancora per questo collegamento e a prestissimo. Noi torniamo con la cronaca a San Donà di Piave perché ci richiede la linea il collega Cristian Arboit per la notizia con cui abbiamo aperto questa edizione, lo ricordiamo, l'ennesima tragedia della strada, due giovanissimi che hanno perso la vita a San Donà di Piave con l'auto finita contro il guardrail. Vediamo Cristian in compagnia del sindaco Cereser, buongiorno. Sì, buongiorno di nuovo Lina, buongiorno a te e telespettatori, sono qui con Nicoletta Rizzetto e lo hai già preannunciato, il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser, che è stato spesso nostro ospite per parlare di sicurezza stradale. Questa ennesima tragedia coinvolge proprio la vostra comunità da vicino, siamo a poche centinaia di metri in linea d'aria dal luogo dell'incidente di ieri sera. Ma mi pare che la città, compreso anche il sottoscritto, si stia rendendo conto un po' alla volta di quello che è accaduto. Ieri le prime notizie, poi le sigle delle persone coinvolte, questa mattina infine anche i nomi, per capire che ora quello che io riesco a fare è esprimere una grande vicinanza alle famiglie, sia dei ragazzi che hanno perso la vita ma anche di quelli che erano con loro, che in ogni caso resteranno segnati per sempre da questa vicenda, ed è un anno che comincia nel peggiore dei modi da questo punto di vista. Ecco, sindaco, tra l'altro ragazzi, mi spiegava poco fa, impegnati anche per la comunità, Alessandro Polato in particolare. Sì, all'interno di gruppi scout alcuni entrano da piccoli e poi sentono il bisogno in qualche modo di restituire quello che hanno ricevuto, anche con una forma di servizio cosiddetto educativo nei confronti dei più piccoli, e quindi questo, tra le altre cose, tra le tante cose, rende ancora più straziante questa vicenda. Straziante è la parola giusta, sindaco. Tra l'altro, ecco, lei si sentirà con le famiglie, già lo ha fatto? No, non lo ho fatto, proprio perché appunto è venuto tutto così, insomma, di fretta. Devo anche dire che in questi momenti si fa veramente fatica a capire anche i modi e i tempi e le parole con cui potersi far vivi. Noi abbiamo comunque già deciso che sarà una giornata, quella dei funerali, in cui la città riconoscerà questa grave perdita e quindi di lutto cittadino,
ma è un segno giusto di vicinanza che dimostra anche tutta la sua impotenza per quello che si riesce a fare in queste occasioni, in questi contesti. Tra l'altro, proprio qui in questa piazza, che è la piazza centrale di Sant'Ona di Piave, 3 anni fa più o meno, era luglio, avevate ricordato le 4 vittime di Jesolo, i 4 angeli. Prima eravamo anche con Romina Ceccato, la mamma di Riccardo Laugeni, c'era la fanfara dei carabinieri, avevate lanciato dei messaggi anche importanti sul fronte della sicurezza stradale. Ecco, le chiedo, è un tema che per l'appunto abbiamo discusso più volte anche con lei, è un tema da prendere in mano questo, sempre, da non abbandonare mai? Ma il tema è preso in mano e ha tante dimensioni, perché c'è quella legata alla qualità delle infrastrutture, alla loro messa in sicurezza, c'è quella legata come dire, all'educazione anche dei giovani a usare correttamente questo mezzo, che da una parte è uno strumento di libertà, la possibilità di andare dove si vuole con chi si vuole, e dall'altra può diventare anche uno strumento che porta a tragedia. Quindi questa è proprio una battaglia senza fine, che non può prevedere rilassamenti. In alcuni casi poi ci mette la mano quello che qualcuno chiama il fato, qualcuno il destino, qualcuno la provvidenza, il disegno, che ne so io, e si entra nella sfera del mistero e di quello che è difficile spiegare. Qualcuno già appunto accusa la strada, insomma, quel tratto è particolarmente stretto, lo possiamo dire. Ma sono abituato a non esprimere giudizi in assenza di informazioni, e devo dire che anche quello che apparentemente si può rivelare come il tratto più sicuro, in ogni caso non è garanzia che non ci saranno incidenti. Certo, ci sono delle condizioni, e quella di ieri sera con questa piovosità venuta all'improvviso, che rende anche il fondo sdrucciodevole, insomma, può costituire un ulteriore elemento, ma chi lo sa. Però resta il fatto che adesso il dolore è troppo grande e quindi deve avere la priorità, la possibilità di consolarlo. Poi ci sarà anche il tempo della verifica delle responsabilità. Sindaco, grazie davvero. Grazie al sindaco di Sant'Ona di Piave, Andrea Cereser. Con Nicoletta Rizzetto, Lina, ti restituisco la linea. Grazie Cristian. Intanto abbiamo visto le immagini dei due ragazzi. In chiusura io vi ricordo, come dicevo prima, 21:15 l'appuntamento con Ring, ospiti Laura Pupato del Partito Democratico, Roberto Marcato della Lega e il giornalista del Corriere del Veneto, il collega Marco Bonet, quindi Daniele Pellicciardi, figlio delle vittime di Gorgo al Monticano, e infine Arturo Lorenzoni, docente di economia dell'energia all'Università di Padova. Tra pochissimo le previsioni del tempo, a seguire lo spazio dedicato alla medicina, si parlerà di ernia del disco, quando operare, con la nostra Alice Montagnier e il dottor Alberto Alexandre. Arrivederci e grazie per averci seguito come sempre. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La perturbazione si sposta verso i Balcani. La tendenza per l'inizio della settimana evidenzia però ancora un tempo instabile. Il dettaglio di lunedì 9 gennaio. Sul Veneto ci attende una giornata alquanto variabile, vedete? Saranno possibili piogge sparse e frequenti, via via in cessazione poi entro la serata. Temperature piuttosto miti, minime tra 1 e 3 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto ovunque, con precipitazioni che a tratti saranno anche moderate. Anche in questo caso miglioramento in serata. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Anche qui avremo molte nubi con qualche rovescio e neve oltre i 700 metri, specie sui confini alpini. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 10 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.